Oggi parliamo di come si pianifica la gestione. Quindi, ricordando la nostra mappa, l'avevamo lasciata giovedì scorso. Prego. Certo. Mi scusi. E l'avevamo lasciata con infinite alternative e incertezza degli effetti considerate, ma senza considerare le decisioni ricorsive. Oggi prendiamo in considerazione il caso generale. Vi ricordo che non è ancora il caso generale completo perché siamo sempre sotto razionalità totale, quindi abbiamo un solo obiettivo. Il problema è quando tutte e tre le condizioni sono valide, è un problema misto. Misto nel senso che ha sia la pianificazione che la gestione. E vogliamo pianificare la gestione insieme alle variabili che riguardano la scelta del progetto, della parte pianificatoria. La prima cosa che volevo farvi osservare è il significato di anello aperto o di anello chiuso, ma non tanto cosa significa il termine, che penso di averlo ormai chiarito e che vi sia chiaro, ma la sua pregnanza. Facciamo un esempio molto semplice. Prendiamo un sistema dinamico elementare. Abbiamo uno stato ISCON 1 che raggiungiamo al termine del passo da 0 a 1, in cui partiamo da un valore U0 che dobbiamo scegliere e viene aggiunto, dopo che noi abbiamo scelto U0, un disturbo Epsilon 1. Poi c'è un secondo passo in cui allo stato ISCON 1 si aggiunge una nostra decisione U1 e si raggiunge uno stato ISCON 2. Allora il sistema lo schematizzo qui, partiamo sostanzialmente da ingresso nullo, scusate, da stato iniziale nullo, aggiungiamo un ingresso U0 e poi un disturbo. Il disturbo viene realizzato dopo che noi abbiamo deciso. Questo produce uno stato ISCON 1, c'è una nuova decisione 1 e lo stato ISCON 2. È una situazione elementare del tipo di un sistema dinamico. Il disturbo ha una caratteristica stocastica, ne sappiamo la caratteristica, ha una distribuzione di probabilità con due valori, è una poissoniana di fatti, con una booleana, scusate, con due valori, 1 o meno 1, con probabilità 0,5 ciascuno. Il nostro obiettivo è di minimizzare, rispetto alla scelta di U0 e U1, il valore atteso del modulo di ISCON 2. Quindi vogliamo che il modulo di questo stato, può essere positivo o negativo, non ci importa il suo valore, ma il suo modulo, sia minimo come valore atteso rispetto all'incertezza di questo disturbo. Allora, il vostro problema è scegliere U0 e U1. Come si fa? Dai. Nessuno? Non ci credo. È facile. Alla fine di analisi 1, tutti gli studenti di analisi 1 sanno risolvere questo problema. Ci vuole di più di analisi 1. Allora, dovete scrivere il modulo di ISCON 2. ISCON 2 è uguale a questo termine, ma ISCON 1 è uguale a U0 più Epsilon 1, quindi scrivete che ISCON 2 è uguale a U0 più Epsilon 1 più 1. D'accordo? Adesso dovete prendere il modulo. Allora, il suo modulo dipende dalle scelte. Vi ricordate come si vanno a fare le funzioni che hanno i moduli? Se questo succede, allora il valore è questo. Se no, è questo cambiato di segno e così via. E poi lo minimizzate rispetto a U0 o U1. È una semplice minimizzazione in due variabili. Se fate tutti questi calcoli, non ci vuole un algoritmo particolare, basta mettersi lì con pazienza, lo sapete fare benissimo, si trova che il valore minimo è 1 del modulo e si ottiene 1 con qualunque scelta di U0 e U1, U0 più 1, compreso tra meno 1 e 1. Se vi fate i conti, come vi ho detto, trovate questo risultato. Sostanza. Sembra che il minimo che noi possiamo fare del modulo di ISCON 2 è 1.
Ma siete proprio convinti? La matematica non è un'opinione, questo è il risultato matematico. Però se guardate quella sequenza qui di decisioni, U0 e U1, secondo me si può fare di meglio. Chi lo vede? Dovete minimizzare il modulo di scondure, scegliendo U0 e U1. Non usate la matematica, usate l'intuizione. Poi ragioneremo perché la matematica vi dice un'altra cosa. Dai. Guardate uno. Mettendo il caso in cui U0 e U1 sono minimi, prende x come minimo. E vuol dire che U0 e U1 sono minimi. Se U0 e U1 sono 0. Viene 1. Se U0 è 0, x con 1 uguale a y1. U2 1 è 0, x con 2 uguale a y1. Y1 vale 1 o meno 1, il suo modulo è 1. Quindi viene 1. Eccolo qua. Difatti voi avete fatto che la somma di questi due qua era compreso tra 0, tra meno 1 e 1, lo 0 è proprio in mezzo, e difatti vi viene fuori questo risultato. Non ha fatto meglio di 1, ha fatto 1. Dai, nessuno lo vede. Guardate questa equazione, banale. Come è fatta a far diventare x con 2 piccolo? Basta prendere U1 uguale a meno x con 1. Se U1 è uguale a meno x con 1, mi viene x con 2 uguale a 0, no? È chiaro? Non lo vedevate? U1 uguale a meno x con 2 mi dà x con 2 uguale a 0. E il suo modulo, il modulo di 0, è 0. E quindi ho battuto questo. Allora? La matematica è un'opinione. Come ho fatto a far meglio del risultato di una soluzione di un problema? Nessuno lo coglie? Dai! Dov'è il trucco? Di sapere quanto vale il x con 1. No, si spieghi meglio. Così in realtà non posso sapere quanto vale x con 1, quindi non posso imporre un controllo U1 che sia opposto a x con 1 quanto x con 1. Perché non può? Cioè, posso, ma non so che valore dare. Perché deve essere. E scusi, se io al tempo 1 vedi x con 1. Decido 1 uguale a meno x con 1 o x con 2 uguale a 0. Certo, y1 si realizza tra 0 e 1. Quando sono al tempo 1 si è realizzato, quindi x con 1 lo so. Infatti sto usando questa equazione qua. Quando uso questa equazione e sono al tempo 1, x con 1 mi è noto lo stato. Lo stato al tempo 1 è esattamente y1. Non è esattamente y1, è y1 più u0, ma se lei immagina di fare u0 uguale a 0 è y1, ok? E notate il risultato che abbiamo detto vale per qualunque u0, u0 diventa assolutamente insignificante perché qualunque u0 ci mettete, poi intanto fate questo uguale a x con 1. Ah, perché praticamente come se avessi invertito la freccia in su con 1, quindi non ho dinamica. No, ce l'hai come la dinamica? U0 si somma con y1 alla fine dell'intervallo o x con 1. Adesso prendo la decisione U1 e c'è x con 2. Sono tornato indietro? No, sono tornato indietro dove? Sono all'istante 1 e prendo la mia decisione. Qui prendo una decisione all'istante 0, qui prendo una decisione all'istante 1. Allora, continuo a dirvelo, dai la soluzione, ma non la vedete. Non vedete che è diverso il problema che vi sto dicendo adesso da quello di prima? Sto giocando sull'equivoco. Allora, il problema di prima è, attenzione, minimizzare rispetto a U0 e U1, questo funziona. Ma quando li scelgo U0 e U1? Prima che cominci tutto, che quello che avevate voi nella testa, che vi ballava. Invece la soluzione che ho proposto adesso, U1 uguale meno x con 1, non lo posso realizzare prima, devo aspettare l'istante 1.
Allora, la soluzione matematica che abbiamo fatto qui, del problema che è espresso qui, è un anello aperto. Io all'istante 0 voglio decidere cosa scelgo all'istante 0 e cosa scelgo all'istante 1. Ma cosa scelgo all'istante 1? Lo scelgo a 0, non a 1. Voglio tutto all'inizio, ed è quello che avete qua. Nel secondo caso, vi ho detto, facciamo 1 uguale x con 1, ma è quello che cercavo di tirare fuori da lei. Questo lo posso fare solo all'istante 1, infatti gliel'ho detto, lo posso fare solo all'istante 1. Questo fa sì che il problema è cambiato, perché adesso io scelgo un 0 subito e 1 solo all'istante 1. Ma quindi sto scegliendo in anello chiuso, devo aspettare la realizzazione dello stato. Vedete la differenza tra anello aperto e anello chiuso? E vedete anche l'effetto della differenza. Perché nel primo caso il meglio che posso fare è avere 1 come valore dell'obiettivo. Nel secondo caso posso ottenere 1-0. E questo vi dice che l'anello chiuso è a priori non inferiore come prestazioni all'anello aperto. Quindi usare anelli chiusi vi avvantaggia. E non c'è nessun motivo per cui voi dobbiate decidere 1 all'istante 0, tanto fino all'istante 1 non lo usate, lo implementate solo all'istante 1. Quindi l'anello chiuso è nettamente superiore all'anello aperto. Vi è chiaro? Questo è estremamente importante, perché vi fa vedere la differenza tra i due e vi fa vedere perché noi dobbiamo controllare i sistemi con politica, non con piani di rilascio, con piani fissati a priori. Perché questo è un piano fissato a priori, è un piano di rilascio questo, ed è svantaggiato rispetto all'altro. Allora, se fisso 1 al tempo 1, invece che al tempo 0, la prestazione migliora. Un 0 può essere qualsiasi, è inessenziale. 1 uguale meno x con 1, ottengo x con 2 uguale a 0. In conclusione, in presenza di disturbi casuali, conviene utilizzare un controllo in anello chiuso. Ogni decisione viene presa solo quando è necessario, all'ultimo minuto, just in time. Notate, se non ci sono disturbi casuali, non c'è nessuna differenza tra l'anello aperto e l'anello chiuso. Ottenete esattamente la stessa prestazione. E quindi l'anello chiuso mi serve perché il sistema è affetto da errori, è affetto da disturbi che io non conosco e mi permette di controllarli. Notate, anche se non li conosco, perché quando io faccio 1 uguale a meno x con 1, non ho nessuna informazione su epsilon 1, non ne ho bisogno. Perché non ne ho bisogno? Perché nel passato si è già realizzato, il suo valore si è manifestato nello stato x con 1, io uso lo stato x con 1 e ho già tenuto conto completamente dell'effetto di epsilon 1. Quindi l'anello chiuso vi difende contro disturbi che addirittura potete ignorare la natura. Non vi interessa saperlo. Quindi va bene anche con disturbi incerti, non, cioè in questo caso era stocastico il disturbo. Se prendete la decisione all'istante 1, sì. Okay. Però attenzione, ci sarà una sottigliezza. Dovete progettare la decisione all'istante 1. Adesso vedremo la differenza. Ok? Quindi questa è una politica. Vedete che avete, arrivo subito, che avete un U0 preso con una certa legge e la risposta, la legge è prendi quel che vuoi, ma quel prendi quel che vuoi è una regola, quindi è una legge di controllo. E al tempo 1 vi dice 1 uguale a meno x con 1, e questa è una legge di controllo, è una M di X, come abbiamo detto all'inizio dell'anno. Ma quindi non ci sono dei casi dove è meglio utilizzare la No, male che vada la prestazione uguale. Male che vada l'anello chiuso è uguale all'anello aperto, ma l'anello aperto non è mai superiore all'anello chiuso. Ok? Allora, adesso che vi è chiaro che cos'è la legge di controllo, andiamo a ragionarci un attimo sopra. La legge di controllo utilizza un'informazione. In questo caso l'informazione era lo stato. Qual è la migliore informazione che possiedo? Tutto ciò che so. E tutto ciò che so sul sistema è
non solo lo stato, sono all'istante T. Qual è l'informazione che possiede all'istante T? È lo stato all'istante T, ma anche la successione di tutti gli stati dall'istante iniziale fino all'istante T. La successione di tutti i controlli, di tutti i disturbi deterministici che hanno influenzato il sistema e la successione di tutte le decisioni che ho preso. Notate che mi fermo a T-1 perché la decisione UT è quella che devo prendere. Allora questa è la totalità dell'informazione disponibile su un sistema all'istante T. Più di questo non potete sapere, è impossibile. Allora la legge di controllo a priori deve dipendere da quella informazione, perché usando tutta quell'informazione lì avete tutta la ricchezza dell'informazione che potete avere e a priori il modo migliore di gestire. Se togliete qualche pezzo potrebbe peggiorare la situazione. Allora questa è la legge di controllo, ma è una legge di controllo a un sol valore, perché l'abbiamo già visto all'inizio dell'anno, quando scelgo mi fornisce un'unica decisione. Al decisore questo fatto di solito non piace. Non piace per vari motivi. Primo, un motivo psicologico. Il decisore vuole decidere. Qui cosa decide? Qui esegue. C'è una legge che gli dà degli ordini e lui deve meramente applicarla. E quindi tendenzialmente i decisori attuali che sono abituati a decidere loro non amano questa roba, perché si sentono sminuiti. Quindi vi diranno: professore, che meraviglia, ha fatto una cosa bellissima, sono entusiasta, grazie. Poi appena siete andati via prende quella roba, la mette nel cassetto, lo chiude e va avanti per i fatti suoi. Visto un sacco di volte che la gente si comporta così, non potete offendere una persona. Secondo, non è solo una questione di offesa, è una questione di realtà. Il sistema è complesso. Vi siete resi conto che quando noi facciamo i modelli facciamo delle cose semplificate? Semplifichiamo il modello, semplifichiamo l'analisi, e in particolare un punto critico dell'analisi è la scelta degli indicatori. Siamo sicuri di avere preso in considerazione tutti gli indicatori? Quando facciamo la ricognizione ci proviamo e pensiamo di averli presi tutti, e probabilmente li abbiamo presi tutti davvero. Ma quello che può accadere è che quando il sistema davvero sta vivendo e voi sta usando la vostra legge e siete in un certo istante, possono sorgere degli indicatori che al momento del progetto nessuno considerava. Un esempio, progettiamo la politica del Lago Maggiore. La facciamo nel 1999, nel 2003 ci fanno il campionato mondiale di canoa. E hanno bisogno di un certo livello, e quindi telefonano al gestore e gli dicono: guarda, per favore, adesso ti avverto con 2 mesi di anticipo, ma quel giorno là non mi devi lasciare con 20 metri di bagnasciuga che la gente per portare i canoisti per andare in acqua devono sguazzare nella melma, tieni il lago almeno a 1 metro. E quindi lui ha un nuovo obiettivo: quel giorno io devo avere almeno 1 metro d'acqua. Questo lo potevate pensare al momento del progetto? No. È insensato che lui abbia quell'obiettivo lì, a quell'istante lì? No, è del tutto sensato nella vita che sorgono dei nuovi obiettivi. E la vostra politica? La vostra politica, se la usate così, la legge di controllo è una successione di politiche, la politica è una successione di leggi di controllo, e quindi se ho cose di questo tipo qui sono bloccato e non realizzerò mai quel metro, e invece lo voglio fare. Ecco allora che la legge di controllo dovrebbe essere a più valore. Perché il gestore che ha il problema del campionato mondiale è chiaro che non può far passare il campionato mondiale davanti alle esigenze dei suoi portatori di interesse. Non può fare un'esondazione sul lago a Locarno perché c'è il campionato mondiale, come non può far mancare energia elettrica al resto d'Italia perché c'è il campionato mondiale. Quindi gli obiettivi che erano stati fissati all'inizio della regolazione sono gli obiettivi prioritari. Ma se posso, senza danneggiare questi obiettivi, soddisfare il nuovo obiettivo di avere una certa altezza per il campionato del mondo, perché no? La legge a più valori vi dà questa possibilità, perché in ogni istante vi dice quali sono le decisioni che sono buone
nel senso che forniscono la miglior prestazione possibile, se l'avete ottimizzata, per gli obiettivi di progetto, che sono gli obiettivi prioritari della regolazione. Bene, tra quelli, tra tutti quelli che sono equivalenti, scelgo quello che è più adatto al mio problema secondario, al mio obiettivo secondario, che è quello del campionato del mondo. Ecco perché una legge di controllo a più valori è spontaneamente quello che un decisore vuole. Perché può accomodare gli obiettivi secondari, ha ancora un grado di scelta che tiene conto della complessità del sistema e d'altra parte ha un suggerimento, ecco perché si chiama sistema di supporto alle decisioni e non controllore automatico, non sistema di controllo automatico, perché non prende la decisione. Non parlerete mai di un sistema di supporto per la guida di un aeroplano. Avete un pilota automatico per l'aeroplano, ma non avete un pilota automatico per un lago, avete un sistema di supporto per le decisioni di rilascio di un serbatoio. Per questo motivo. È chiara la differenza? Bene, ma che cos'è esattamente questa legge di controllo a più valori? E la legge di controllo a più valori fornisce un insieme di controlli che danno tutte le stesse prestazioni in termini di obiettivi. Quindi la possiamo pensare, la legge, come un insieme di leggi a un solo valore. Vediamo perché. Ve lo faccio vedere graficamente. Allora, qui abbiamo l'informazione I. Ho fatto un asse solo, anche se è multidimensionale. Immaginate che sia dato da una sola variabile. Siamo all'istante 0 e solo con 0. Ok? Di cui ho la decisione in quell'istante. La legge di controllo è una funzione nello spazio IU che è fatta in un qualche modo. L'ho tracciata qui. Se conosciamo in un certo istante il valore di I, nel momento in cui lo conosciamo, possiamo associare a I una decisione che è MT di IT. Notate qui c'è il punto per questa legge di controllo. Questo invece è il valore. Questo è il controllo da applicare nell'istante T, dato il fatto che l'informazione che abbiamo è ha questo valore. Quindi quello è un controllo. Una legge di controllo a più valori è una specie di tubo che in ogni istante mi definisce, dato l'informazione, un insieme di controlli proposti. Quindi, conoscendo i T, io ho tutto questo intervallo di valori che posso applicare, che sono equivalenti. Quindi mi dà questo valore, insieme di controlli proposti. E questo insieme di valori cambia al variare di T. Ecco perché c'è questa specie di tubo giallo. Adesso, pensate al tubo giallo. E pensate a una qualunque linea verde che sia contenuta dentro il tubo giallo. Quella è una legge di controllo ad un valore. Allora il tubo giallo che cos'è? È un insieme di infinite leggi ad un valore. Ecco perché possiamo pensare alla politica a più valori come a un insieme di politiche di legge di controllo. No, scusate, era chiaro perché era là, ho sbagliato io il passaggio. Possiamo pensare, perdonatemi l'errore, possiamo pensare alla legge di controllo a più valori come a un insieme di leggi di controllo ad un valore. Adesso definiamo la politica. La politica, lo sapete, è la successione delle leggi di controllo nel caso di un valore e nel caso di più valori. La politica è periodica se queste funzioni si ripetono esattamente uguali dopo t grandi passi. E la stessa cosa vale per la politica più valori. Allora, come per le leggi di controllo, anche per la politica vale la regola che la politica a più valori è un insieme di politiche ad un valore. Ci siamo? Disparato? No. Va bene. Ok, abbiamo definito bene che cos'è questo oggetto. Dobbiamo ancora girarci un po' intorno.
volevo riflettere un attimo sull'informazione. L'argomento della legge di controllo è l'informazione. Tutta l'informazione che abbiamo a disposizione. Però non è escluso che si possa ottenere la stessa prestazione, quindi avere gli stessi valori degli obiettivi, con un'informazione meno ingombrante. Questa informazione è estremamente ingombrante perché man mano che passa il tempo la dimensione di I continua ad aumentare. Aumenta di 3 ad ogni istante di tempo e mi vale infinito col passare del tempo. Quindi è scomodissima da usare. Allora sorge spontanea la domanda, ma se ne uso meno di quell'informazione lì, posso avere la stessa prestazione? La risposta è che a volte sì, scoprire quando non è facilissimo. Diamo un nome all'informazione che mi permette di avere la prestazione ottima. La chiamiamo statistica sufficiente. Ricordatevi che la parola statistica significa compressione dell'informazione. Quando voi prendete una media, comprimete una sequenza di numeri in un numero solo che è la media e vi dà alcune informazioni su come va questa sequenza. Per esempio, vi dice pressappoco dov'è il valore medio. Allora, statistica sufficiente significa l'insieme di informazioni che è sufficiente per avere la miglior prestazione possibile del sistema. È sufficiente ad avere la miglior prestazione possibile. Come si fa a scoprire la statistica sufficiente è un grossissimo problema che qui non trattiamo. Vi do solo una regola. Quando lo stato è misurabile e sul sistema non agiscono disturbi deterministici, la statistica sufficiente è lo stato. Ecco perché normalmente diciamo che l'argomento della legge di controllo è lo stato, perché è sufficiente. Ma è sufficiente sotto la condizione che lo stato sia misurabile e che sul sistema non agiscono disturbi deterministici. Ok? Un'idea di statistica sufficiente per farvi capire come nasce. Supponete di dover progettare quella porta lì, da cui entrate, e di dover fissare l'altezza dell'architrave. E il progetto ha come commessa il fatto che sotto quella porta ci passiate tutti voi che siete in quest'aula. Allora, qual è l'informazione necessaria per risolvere il problema? Devo chiedervi la vostra altezza e avere tutte le vostre altezze. Quando ho tutte le vostre altezze, so dove mettere l'architrave. Allora, l'insieme delle vostre altezze è l'informazione che io ho a disposizione per risolvere il problema. Ma in realtà è evidente che vi basta un numero. Quale? Il più alto. Quindi il massimo delle vostre altezze è la statistica sufficiente del progetto dell'architrave della porta. Chiaro? Notate che questa statistica sufficiente è quella che serve per risolvere quel problema. Supponete adesso che ci sia un pazzo, perché ci vuole un pazzo, che vi dà una commessa di questo tipo. Voglio una porta da cui passi soltanto il più piccolo di voi. Tutti gli altri ci devono sbattere la testa. È chiaro che la statistica sufficiente diventa il minimo. Quindi vedete che la statistica sufficiente è strettamente dipendente dalla forma del problema, dalla commessa che avete a disposizione. In questo senso va progettata ogni volta, va pensata. Però c'è questa teorema molto potente che dice che sui sistemi dinamici, quando lo stato è misurabile e sul sistema non agiscono disturbi deterministici, lo stato è la statistica sufficiente. Perché? Intuitivamente. Perché lo stato è lo stato. E lo stato è ciò che raccoglie tutta la storia passata del sistema che influenza il suo futuro. Non mi occorre nient'altro per sapere il futuro del sistema che lo stato che ha in quel momento e gli ingressi successivi che avrà, ovviamente. Ma del passato lo stato cattura tutto. E allora lo stato cattura tutto il passato. Difatti, quando la statistica sufficiente non è XT, è XT più l'ultimo ingresso deterministico. Ma non c'è altra condizione possibile. Allora,
possiamo ridefinire eventualmente lo stato e riportarla a questo caso. Andiamo a vedere un attimo cosa vuol dire in pratica questo su un sistema. Pensate al Piave, ve lo ricordate? Se non ve lo ricordate andate a rivederlo. Benissimo, noi dovevamo fissare UT. UT era un vettore che conteneva le decisioni dei tre serbatoi S1, S2 e S3. Vi ricordate? E le 8 decisioni delle traverse T1. Sa Dio dov'è? T1, T2 e così via, fino a T8 che deve essere qua in fondo da qualche parte. Qua. Quindi abbiamo 8 e 3, 11 variabili che dobbiamo fissare. Questa U è data da una funzione m di x. Come è fatta m? Come è fatto x? X è lo stato del sistema. E sono le 3 e 3, 6 variabili che avevamo individuato come stato del sistema. Tornate a vedere quel modello e guardate quali sono queste variabili. Sono queste. Ma che vuol dire questa funzione? Che mi deve fornire 11 dimensioni. Che io ho 11 funzioni, ciascuna delle quali mi dà ognuna delle componenti di U, e ciascuna delle quali, occhio, questo è il punto che vi scappa di solito, ciascuna delle quali dipende da tutto X. Quindi la legge di controllo del serbatoio di Mies, che è S1, non dipende dall'invaso del serbatoio di Mies soltanto, dipende da tutta la situazione del sistema, che è tutta questa roba qua. Perché? Intuiamolo. Dovete prendere una decisione su questo serbatoio e volete alimentare le centrali che ci sono, o i distretti irrigui. Prendiamo i distretti irrigui che li vediamo, che sono questi marroni, d'accordo? E su quest'asta qui, aspettate, vado indietro di uno così vediamo tutte le centrali, adesso vediamo tutto il sistema. Ora, queste centrali e questi distretti irrigui non sono alimentati solo dal rilascio di Mies. Il rilascio di Mies alimenta la centrale 1, I1, è alimentata solo da Mies, ma tutte queste sono alimentate anche da S2, perché il rilascio di S2, operando opportunamente sulla traversa T1, può andare da questa parte. Allora è chiaro che io su S1 lavoro in maniera diversa a seconda che abbia molta acqua o non ha molta acqua in S2. Se S2 è semivuoto, devo per forza usare questo serbatoio. Ma se questo è semivuoto e quello è molto pieno, e mi conviene dare poca acqua di qua, quello giusto che mi serve per questa centrale, e invece alimentare i distretti dall'altro lato. Quindi per fare una prestazione, una gestione efficiente del Piave, regolando S1, non mi basta sapere la situazione di S1, bisogna anche la situazione di S2. E se andate avanti con questo ragionamento, capite anche che vi serve S3. Perché S3 decide se S2 deve rilasciare e mandare acqua da questo lato tramite questa traversa o posso mandarla dall'altra parte. Perché S3 mi determina se queste sono soddisfatte solo dal suo rilascio o bisogna fargli passare dell'acqua traversa che viene da S2 e così via. E allora, ragionando in questo modo, vi accorgete che la soluzione a priori ottima è usare l'intera informazione per tutto il sistema. Poi ci potranno essere dei casi particolari in cui ciascuna delle politiche può dipendere solo da alcuni stati e non da altri. Ma fateglielo scoprire all'algoritmo che progetta la politica. Voi, a priori, cercate tutto. Ci siamo? Domanda? Facciamo un passo in più ancora. Ma cos'è questa politica? Come diavolo è fatta? Dunque, la cosa elementare è il controllo. Se io conosco lo stato, mi metto nel caso in cui la statistica sufficiente sia lo stato, che è il più comune, MT di XT è un controllo. Se io non conosco ancora lo stato, perché sono prima dell'istante T e quindi non mi è ancora noto, la legge di controllo è il controllo per ogni stato. Quindi la legge di controllo che cos'è? È una successione, un insieme di valori, un vettore all'istante T, che mi dà per ogni possibile stato la decisione da prendere. Quindi se lo stato è discreto, lo posso rappresentare come un vettore, cioè una matrice monodimensionale all'istante T. Ma allora cos'è la politica? E la politica è come varia nel tempo, e quindi è una matrice bidimensionale
che ha tante colonne quante sono gli istanti di tempo che devo considerare e tante righe quanti sono gli istanti. Allora fissare la politica con una sola variabile di stato significa fissare tutti gli elementi di una matrice che ha dimensione n, dimensione dello stato, per t, dove t maiuscolo, t grande, è il periodo, se il sistema è periodico. Oppure se non è periodico ma l'orizzonte è finito h, h. Ecco perché fissare la politica è più complicato che risolvere un problema di pianificazione. Perché la dimensione è maggiore come numero di elementi. Notate che se x non è discretizzato, cioè non ha un insieme discreto di valori, e allora la dimensione è infinita, perché da questo lato ho infiniti valori per t istanti. Quindi sono le h funzioni di cui abbiamo sempre parlato. Bene, se lo stato è bidimensionale, come è fatta la legge di controllo? Beh, una matrice che ha due dimensioni, che ha su una dimensione x con 1, sull'altra x con 2. Quando sono all'istante t vado a cercare la cella x con 1, x con 2 e lì dentro leggo il controllo. E quindi la politica è un cubo, parallelepipedo meglio, non è detto che abbia la dimensione uguale. E se ho tre stati? Beh, la legge di controllo è una matrice cubica. E la politica è una successione di cubi. E così via. Quindi capite che se lo stato ha una dimensione elevata, la mia matrice ha molte dimensioni e io devo riempire tutte le cellule. Questo è il problema di controllo. Devo definire i valori contenuti in ogni cella. Come procederemo? Vi farò vedere domani, anzi mercoledì mattina probabilmente, l'algoritmo per calcolare queste matrici, che si calcolano sotto l'ipotesi della discretizzazione dello stato. Lo stato deve essere discreto, se non è discreto lo discretizziamo. Quindi trasformiamo il sistema che è continuo nello stato, non nel tempo, lo tempo è sempre discreto, lo discretizziamo in un automa, scegliendo alcuni stati rappresentativi, un numero sufficientemente elevato. Ci siamo? Domande? Tutto chiaro? Dai una domanda? Sì. Dai. Il caso delle piante. Sì. Gli abbiamo rivistato sono 6. Sì. Okay, è una matrice a 6 dimensioni. È una matrice a 6 dimensioni e devo riempire tutte le celle di questa matrice a 6 dimensioni. Certo. Corretto. La legge di controllo a 6 dimensioni. La politica ne ha 7. Perché? Sì. Più tempo. Esattamente. Quindi prendo una sezione, quindi la politica è un iperparallelepipedo che ha 7 dimensioni. Se lo taglio a un certo istante me ne restano 6. Quella è la legge di controllo. Devo specificare tutti i valori della legge di controllo in quell'istante. Adesso capite perché il problema mi esplode rapidamente in mano, perché il numero di celle cresce rapidamente aumentando il numero di dimensioni. Pensate a una politica con un solo stato e 10 valori di stato, devo dare, nella legge di controllo devo dare 10 valori, ma se ho due stati ne devo dare 100, e se ho tre stati ne devo dare 1000, e se ne ho 4 ne devo dare 10.000 ad ogni istante. Quindi vedete che vi cresce esponenzialmente con lo stato, è 10 alla dimensione dello stato. Ecco perché il problema di controllo vi cresce esponenzialmente con lo stato, perché la politica ha un numero di elementi, la legge di controllo, quindi la politica ha un numero di elementi che crescono esponenzialmente con lo stato. Il tempo invece non è critico, perché il tempo vi aumenta linearmente. Se ho 10 istanti, devo fare un certo numero. Se ne ho 20, è il doppio. Ma nell'altro caso è il quadrato. C'è una bella differenza tra fare il doppio e fare il quadrato. Chiaro? Va bene. Altre domande? Tutto chiaro, deve essere chiarissimo ragazzi, sennò poi annegate da qui in avanti. Quindi nessuna paura, andare piano e farvi capire bene. Se avete dubbi, qualcosa non è chiaro, esprimetelo subito. Perché parte della, dobbiamo semplificare la forma della matrice quando
No, non c'è più una matrice, non c'è più una matrice, perché quando lo stato non è discreto, è il vettore che abbiamo qui diventa una funzione, e quindi diventa una funzione di n variabili, non è più se ne ha due, è una funzione di due variabili, e poi questa funzione cambia nel tempo. E quindi la funzione lei la può vedere come il limite di una matrice. Pensi a una superficie, caso bidimensionale, la funzione è una montagna, che è qua. Io la posso discretizzare facendo una griglia sul terreno e dando le quote in ogni punto. E questa matrice qua. Questa matrice, lei in ogni punto ha la quota della montagna. L'ho discretizzata. Se vado nel continuo mi diventa la superficie. Quindi l'immagine lei la può conservare anche quando diventa infinito. Devi immaginare che questa matrice qua assume una dimensione infinita e io devo dare ogni punto di questa infinità. Chiaro che non ci riesce più in questo modo. E questo è il motivo per cui lei discretizza. E anche perché poi immagina che, e questo è difficile, se lei prende un intervallo non troppo grande, la decisione più o meno rimane costante in quell'intervallino lì. Può approssimarla come non variante al variare dello stato in quel piccolo intervallo. Quindi lei può discretizzare lo stato. Ma che vuol dire un intervallo piccolo? E allora questi qui sono tutti i problemi che i vostri colleghi automatici devono risolvere bene. A voi non interessa, interessa capire qual è il concetto. Chiaro? Altri? Ma possiamo sempre discretizzarlo se sì. Lo stato continuo. Sì. È chiaro che lei può sempre discretizzare. Il problema è la qualità dell'approssimazione. E più è rada la discretizzazione, meno punti lei prende, più è impreciso il risultato. Quindi c'è tutta una problematica sul quanto devo fare fitta la griglia, questa la chiamiamo griglia, di punti che prendo per discretizzare. Ci viene un punto di stato continuo perché non riesco a... Serbatoio. Il serbatoio, banalmente, l'altezza del serbatoio, mica si sposta di centimetri il lago, no? E se è discreto, lei dice, io descrivo il lago Maggiore a forza di centimetri. Quindi ho un centimetro, due centimetri, ho tre centimetri, ho 105 centimetri di acqua, ma non posso averne 105,3. O 105 o 106. E credo che il Lago Maggiore non stia a questa regola. Se ha voglia di fare 105,3, fa 105,3 e continuo. Può averli tutti. È chiaro? Però stia attento, lì nasce un altro problema. Ma lei è capace di leggere con questa precisione il livello del lago? Se lei non riesce a leggerlo, allora è chiaro che le basta discretizzare con la precisione con cui lei riesce a leggere. Allora, leggere il livello del lago con la precisione di un centimetro è già buono. Ha un problema di moto ondoso, cioè mica facile da leggere. È chiaro che poi si usano per fare queste cose. Voi non prendete un'asta graduata e pretendete di leggere cosa c'è lì, perché quando passi il motoscafo leggete un'altra roba. Ovviamente lo schizzo d'acqua va in alto. Fate dei tubi immersi in acqua con dentro un galleggiante e con dei rimandi, con un sistema di smorzamento, per cui il galleggiante va dietro al motoscafo, ma il vostro sistema di trasmissione smorza e il vostro indicatore è stabile, tiene alla media delle oscillazioni, quindi fa vedere in media qual è il livello del lago, e lo stato lo legge lì, non lo legge sull'asta. Però anche quel sistema lì, che precisione può avere? Mezzo centimetro. Una lettura più precisa è difficile con il sistema di rinvii, lo smorzamento e tutto il resto. E allora, se lei fa una politica con una discretizzazione di mezzo centimetro, il sistema è sufficientemente descritto. O meglio, è descritto a livelli in cui lei può conoscere lo stato, e di più non le serve. È chiaro? Quindi, tenendo conto di queste, vede che il sistema è naturalmente sempre discreto, è sempre continuo, ma è naturale discretizzarlo perché la sua informazione è discreta. È impossibile per lei avere un'informazione continua, anche se va ai millimetri, decimillimetri, dove li ha messi. Ok? Altri? Va bene. Dobbiamo fare un passo in più. Dobbiamo osservare che l'oggetto di cui stiamo parlando è una politica fuori linea. Abbiamo già introdotto questa distinzione, ma adesso la dobbiamo fare raffinata. Fuori linea significa che io
progetto a priori, dove il termine a priori significa prima dell'inizio della gestione, o addirittura ancora più precisamente prima del momento in cui devo decidere. Progetto la legge di controllo da usare all'istante T. E lo faccio per ogni istante della vita del sistema. Questa è una politica fuori linea, cioè che io progetto prima di far iniziare la vita del sistema. È il classico progetto ingegneristico. Arriva, che so, parlavamo l'altro giorno del Mar Morto, arriva il governo di Israele e vi chiede di progettare la politica per quella centrale sul Mar Morto. Voi ve la elaborate nel vostro studio e concludete dandogli una matrice. Avete visto che la matrice racchiude la politica, quindi gli date una matrice e dite: questa è la vostra politica. Questa è una politica a priori, una politica fuori linea. Ok? Se questa è la situazione, notate che noi non conosciamo il disturbo deterministico, perché il disturbo deterministico è noto soltanto all'istante T. Quindi il nostro sistema non deve avere disturbi deterministici, non deve essere influenzato da disturbi deterministici, altrimenti non possiamo progettare una politica fuori linea. E allora che facciamo? Abbiamo due soluzioni. La prima è, siccome la dobbiamo progettare a priori, dobbiamo caratterizzare il disturbo deterministico. E quindi, di nuovo due soluzioni, ci biforchiamo ulteriormente. O facciamo diventare il disturbo deterministico un disturbo stocastico, oppure lo facciamo diventare l'uscita di un qualche sistema che ce lo spiega. Mi spiego. Immaginate di essere il regolatore del Lago Maggiore. Il regolatore del Lago Maggiore è fortemente influenzato, nel senso che le sue decisioni dipendono da l'afflusso, la componente dell'afflusso prodotto dai serbatoi idroelettrici che stanno nel bacino del lago. Perché se il Lago Maggiore ha dimensione 1, noi abbiamo 2,5 come volume nei serbatoi montani. Quindi i serbatoi alpini idroelettrici sono 2,5 volte il lago come volume. Condiziona pesantemente l'afflusso al lago nei periodi non di piena, ovviamente. Le piene cancellano tutto. Ma in condizioni normali la gran componente dell'afflusso al lago è data dai serbatoi idroelettrici. Allora il gestore del lago gestisce il lago telefonando alla mattina, sistema più sofisticato, ma il concetto è: telefono alla mattina alle centrali idroelettrici, dice: oggi cosa prevedi di scaricare? Ma supponiamo di avere questa fornitura. Bene, e ne tiene conto. Questo è un disturbo deterministico, ma lo può fare solo la mattina. Se adesso noi ci mettiamo a progettare il lago di Como, il Lago Maggiore, come facciamo a progettarlo? E prendiamo gli afflussi realizzati nel passato e andiamo a studiare la distribuzione di probabilità. Ma facendo quello abbiamo trasformato il disturbo deterministico, che era utile fosse deterministico per la gestione, in un disturbo stocastico, perché ne diamo solo la distribuzione a priori. Nel momento in cui lui sta per decidere, in realtà potrà sapere il valore di quel disturbo, ma noi non ne teniamo conto, perché stiamo facendo una politica a priori. L'abbiamo trasformato in un disturbo stocastico. Vedete come stiamo manipolando la realtà e adattandola alla nostra situazione, informazione. È chiaro? Chiaro a tutti? Allora, la politica fuori linea dice che non possa avere disturbo deterministico. Pertanto il controllo 1 viene deciso sulla base della conoscenza dello stato, solo dello stato XT del sistema. Quindi la statistica sufficiente è XT. C'è un errore di italiano, l'ho corretto prima, si può utilizzare solo la statistica sufficiente, ovviamente. Non si possono. D'accordo? Mi è scappato. Capiamo meglio che cosa succede quando abbiamo progettato questa politica. Allora, all'istante T viene osservato un preciso stato. Lo misuriamo, è X segnato T. Decidiamo di applicare il controllo U segnato T, che corrisponde a MT di X segnato T. La natura, adesso, tra T e T più 1, realizza il suo disturbo. Abbiamo un certo afflusso.
e lo estrae dall'insieme QT che descrive i disturbi, eventualmente secondo una certa probabilità PsyT. Il sistema fa una transizione, passa nel nuovo stato XT più 1, che è descritto dall'equazione di transizione di stato, quando X è quello che abbiamo la mattina e la decisione è quella che abbiamo preso noi, questa qua. Poi si realizza YT più 1, abbiamo questo stato XT più 1 e viene pagato un costo che è quello dato da GT. Notate che in tutti e due i casi Epsilon è ormai noto. Siamo al tempo T più 1, abbiamo lo stato XT più 1, quindi equivalente a questa situazione e questo si itera. Se la politica ha più valori, che cosa cambia? Cambia soltanto questa riga, perché si sceglie un controllo U segnato dentro in M di X segnato e poi lo applichiamo. Prima ne avevo uno solo, adesso devo sceglierlo. Questa è l'unica differenza. Allora, se questo è il modo con cui il sistema vive, sarà anche il modo con cui lo simuliamo. E quindi per studiare il sistema, cosa facciamo? Immaginiamo di avere un orizzonte da 0 a arc. Diamo lo stato is con 0. Abbiamo la politica determinata, vogliamo soltanto simularla, non vogliamo progettarla. Progettarla ci arriviamo dopo, adesso la vogliamo simulare. Ho la politica, quindi ho M0 di punto nota. La vado a leggere all'istante 0 nello stato is con 0. Quindi sarà un punto di questa matrice. E ho il valore U0. Dato il valore U0, si realizza Y1, nel senso che estraiamo dalla probabilità di Y1 un valore. Buttiamo i dadi, se abbiamo equiprobabilità. E poi, avendo adesso tutti i valori Y0, X con 0, U0, Y1, facciamo una transizione e otteniamo lo stato X con 1. E da qui ripetiamo. Leggiamo la politica, otteniamo 1, transitiamo allo stato 2 e così via. E andiamo avanti fino a raggiungere l'istante H. Cosa è successo alla fine? Abbiamo la realizzazione di uno scenario di disturbo. Cioè la sequenza che abbiamo là in cima è una delle possibili equiprobabili successioni di afflussi. L'abbiamo valutato su una sequenza equiprobabile. Ricordiamocelo perché ci servirà poi. Abbiamo ottenuto due sequenze coordinate tra di loro e coordinate con la prima di stati, X con 0, X con 1, X con 2, Y U0, U1, U2, e questa è tutta l'informazione che mi occorre per calcolare l'indicatore. Quindi alla fine della simulazione io ho il valore dell'indicatore che voglio. So il valore che mi produce questa politica, questa che sto usando qua, quando si realizza questa sequenza. Se adesso faccio tante simulazioni indipendenti che partono da X con 0, siccome ad ogni istante estraggo casualmente Y1, la sequenza dello scenario che realizzo non è la stessa di prima. È una equiprobabile a quella e ottenendone tante, ottengo tanti valori dell'indicatore e quindi ottengo un campione del suo valore. Lui è una variabile stocastica. È una variabile stocastica perché questo scenario non è dato a priori. Al variare dello scenario cambia valore la i. Se io simulo tante volte ottengo tanti valori possibili della i. E su questo ci studio le statistiche che voglio. Ne prendo il valore atteso, ne prendo la varianza, eccetera. Quindi molte simulazioni mi danno un'informazione, un campione di i su cui posso fare delle statistiche. Tutto chiaro? Domande? Bene, qual è l'alternativa? Una politica in linea. La politica in linea richiede la risoluzione ad ogni istante t di un problema di controllo o di programmazione matematica. Questa distinzione la vedremo tra un po', non vi preoccupate per ora se non vi è chiaro. Devo risolvere un problema di progetto, diciamolo così, ad ogni istante t, in cui decido che cosa fare.
Allora, se ad ogni istante io prendo la decisione risolvendo un problema, restate fissati su questo per un momento, risolvendo il problema, alla fine del mio orizzonte H io ho una successione di controlli. State attenti, questa successione di controlli non è un controllo in anello aperto. Un controllo in anello aperto è una successione di controlli stabilita a priori. Questa successione di controlli io la stabilisco passo a passo, in anello chiuso, perché in ogni istante decido sulla base dello stato che ho osservato. Questa è soltanto la successione di controlli che si è realizzata. Non è l'anello aperto, non è il piano di rilascio. La successione è determinata durante la vita del sistema. Allora, cos'è la politica di controllo? Beh, la politica di controllo non è più una matrice, è la procedura con cui ad ogni istante ho risolto il problema di controllo. O meglio ancora, è la formulazione del problema di controllo e la soluzione del problema che io faccio ad ogni istante. Quella è la legge di controllo. E notate, è una legge di controllo sempre della forma MT di XT, perché io per formulare questo problema ho bisogno dello stato, devo sapere in che stato sono. Formulo il problema di controllo, lo risolvo, ottengo una decisione. Allora, la politica in linea permette di prendere in considerazione l'informazione esogena WT, il disturbo deterministico. Io, gestore del lago maggiore, questa mattina quando al telefono mi dicono scaricherò 80 metri cubi, i serbatoi alpini decideranno, scaricheranno 80 metri cubi al secondo, so che ho l'acqua dentro nel lago più 80 metri cubi al secondo per le prossime 24 ore. E a questo punto prendo la mia decisione. Sulla base di queste due informazioni, la posso usare. Allora si possono usare, non necessariamente devo usare, ma si possono usare anche XT e WT. Riguardiamo come evolve questo sistema. All'istante T si misura lo stato X con 0T e acquisiamo l'informazione esogena WT. Si risolve un problema che fornisce il controllo UT. La natura determina Y1, estraendo dall'insieme Q1 con la sua distribuzione di probabilità Φ1, e poi Φt, scusate, e il sistema passa nel nuovo stato. Se la politica è a più valori, si risolve un problema che mi dà un insieme di controlli equivalenti e ne scelgo uno. La scelta è del gestore. Dopodiché tutto è uguale. Guardiamo la simulazione. Come prima, x con 0 è dato, ma adesso faccio un calcolo. Invece di leggere una tabella, qui devo calcolare la soluzione del problema e mi ottiene, ottengo un 0. Poi estraggo y1, io perché sto simulando, non la natura, faccio la transizione, ottengo x con 1, calcolo di nuovo e così via, come prima. Ottengo lo scenario, ottengo la sequenza dei disturbi e ottengo la sequenza dei controlli. Tutta l'informazione che mi serve per calcolare l'indicatore. Allora l'immagine è identica a quella di prima, con la differenza che qui c'è scritto calcolo invece di leggo la matrice. E questo è il punto chiaro. Ci siamo? Allora confrontiamo i due modi di procedere. Politiche fuori linea. Non posso considerare il disturbo deterministico, mentre lo posso fare nelle politiche in linea. Che vuol dire esattamente? Supponiamo di considerare il lago maggiore. Qui noi abbiamo il nostro lago, ci sono gli utenti a valle, abbiamo un afflusso. Noi sappiamo che l'afflusso è una variabile stocastica che ha una distribuzione di probabilità e che questa distribuzione di probabilità dipende da quanta neve c'è in montagna. Quindi la distribuzione di probabilità è condizionata alla neve. Bene, se progettiamo con una politica fuori linea non possiamo tener conto della neve.
dobbiamo assumere una distribuzione di probabilità della flusso indipendente dalla neve. Perché la neve non possiamo saperla, non possiamo sapere cosa scarica il serbatoio alpino, è la stessa roba. Quindi lo stato è solo ST. Voglio tener conto della neve, non me lo viene da nessuno, ne faccio un modello di neve, e che mi dice come varia l'afflusso. Ma l'ingresso del modello di neve è la precipitazione meteorica, e la precipitazione meteorica dipende dal campo barico, dalla situazione di pressione sull'Europa. Ma la pressione non posso tenerne conto. Quindi devo fare un modello del bacino imbrifero che ha un ingresso stocastico della precipitazione puro, senza tener conto della situazione attuale. Perché se n'è andato? Senza tener conto della situazione attuale, e ho NT e ST, e il mio stato può essere NT e ST. Vedete che in ogni istante, cioè in ogni caso, questa adesso ho due dimensioni, perché ho fatto diventare quello che era un disturbo deterministico, la neve, l'ho fatto diventare una variabile di stato, allargando il sistema, introducendo un nuovo modello. Ma mi sono spostato il problema in su di un passo. Quindi in ogni caso, l'ultimo livello, non posso usare distribuzioni di probabilità condizionate. Devo sempre usare distribuzioni a priori che non dipendono da nulla. Ok? Se invece sono in linea, e guardate la differenza, io posso risolvere il problema del lago maggiore con la neve dando semplicemente che la distribuzione di probabilità è condizionata alla neve. Io oggi ho l'informazione di neve e con un'unica variabile di stato mi risolvo il mio problema. Quindi ho uno stato più piccolo rispetto all'altro e lo risolvo solo per NT. Ok? Questo è il significato di si può usare e non si può usare WT. Secondo punto, quando io calcolo le politiche fuori linea, devo calcolare tutta la matrice che mi definisce la politica, tutti gli elementi, perché nel futuro, quando la uso, posso cascare in una qualsiasi delle sue celle. Io non so a priori quali sono gli stati che si realizzeranno quando la uso. Allora, pensate a una matrice, per esempio il lago maggiore con uno stato 3 e l'ipotesi che abbiamo fatto prima di 10 valori per ogni stato. Io ho 10.000 elementi nella matrice al giorno T. Questi 10.000 elementi calcolati per 365 giorni. Quindi cosa fa? Fa 3.650.000 valori che io devo calcolare. Quindi il mio progetto fuori linea mi richiede di definire 3.650.000 valori della matrice. Quanti valori uso? Se mi va bene quella politica lì la uso 10 anni, ma non la uso mica di più. Quindi 365 per 10. Ne vado a leggere 3.650. Quindi leggo un numero ogni 1.000 che ho calcolato. Gli altri li butto, non li userò mai. Ho fatto una mole di calcolo pazzesca per riempire questa matrice e ne leggo l'uno per 1.000. Tutto il resto lo getto. Se vado in linea e uso la politica intesa come procedura di decisione all'istante T per 10 anni, risolvo 3.650 problemi. Ciascuno più piccolo perché non ho la discretizzazione qui per tener conto di WT dove va a allargare lo stato. Facevo un modello di neve, qui non lo faccio, solo la lettura della neve. Quindi è più semplice questo problema qua a priori e risolvo solo 3.650 problemi calcolando 3.650 valori, non 3.650.000. Quindi la politica in linea è a priori più snella dell'altra dal punto di vista del calcolo. Secondo, c'è un ulteriore vantaggio per quelli in linea, perché di qua i miei 3.650.000 valori me li devo calcolare tutti prima di dare il risultato al mio gestore. Quindi ho tutto uno sforzo di calcolo concentrato da fare subito, prima dell'inizio.
Qui il tempo di calcolo per risolvere quei 3.650 problemi che sono equivalenti a questo è distribuito su 10 anni. Me lo faccio un po' per volta. Finora abbiamo visto tutti i vantaggi della politica in linea, ovviamente c'è qualche svantaggio. Il primo, di qua all'istante di prendere la decisione è una cosa fulminante, perché vado nella matrice, nelle coordinate T e XT giuste e leggo un numero. Quanto ci metto? Millesimo di secondo, un milionesimo di secondo, nulla. Di qua devo risolvere un problema, devo far conti. E questi conti richiedono del tempo, quindi ho bisogno di una macchina che è immensamente più potente di questa. Questa è al limite, per il Lago Maggiore, è una rubrica. Pensate un volumetto in cui ogni pagina è un istante di tempo e sulla pagina mi sta una matrice 2x2, mi posso leggere il valore che mi serve quel giorno avendo due stati. Se diventa con più stati, vabbè, mi faccio una pagina per ciascuno dei terzi stati e poi per il tempo, ma con una guida, scartabellandola, trovate l'informazione. Non è difficile, quindi neanche il calcolatore vi serve di qui. Vi serve il calcolatore per stampare il volumetto, per calcolare i valori, ma non per leggerlo. Di qui dovete avere un calcolatore per risolvere il problema. Di nuovo svantaggio della politica in Lidia, è rigido. Se mi varia il sistema, se mi cambia qualcosa, prendo tutto, butto e rifaccio tutto da capo. Qua no. Cambio all'istante T quello che devo cambiare e vado avanti. Questa è estremamente adattativa. Il problema vero per cui le politiche in linea sono una grana viene adesso. Perché? Se io voglio valutare le prestazioni di uno scenario con una politica in linea, beh, abbiamo visto prima, è un fulmine. Simulo il sistema. Ed è rapidissima la simulazione, perché ogni istante la decisione è presa leggendo una legge di controllo. Quindi a ogni istante vado avanti facendo una lettura della legge di controllo, un'estrazione di probabilità e una transizione di stato. E un calcolo dell'uscita. Finito. Passo all'istante dopo. Di qua è tutto uguale, tranne che ogni istante mi devo risolvere un problema. E quel problema mi costa il tempo. Ora, io non volevo risolvere il problema, non volevo gestire il sistema, volevo fare una simulazione per vedere cosa succede, per esempio, cosa sarebbe successo negli ultimi 20 anni se avessi usato quella politica. Voglio solo fare una simulazione. Beh, ma notate, per sapere l'effetto di quella simulazione, sapere cosa viene fuori, io mi devo simulare tutti i giorni dei 20 anni e ci mette esattamente lo stesso tempo che ci avrei messo se davvero avessi gestito il sistema nei 20 anni. Il tempo di calcolo è pari a quello richiesto dall'applicazione reale del sistema. Allora, è poco rispetto a quello del progetto, ma lo devo fare ad ogni simulazione. E quindi se voglio sapere quanto è buona la mia politica, mi mangia tempo e diventa pesante. Questo è quello che ammazza la politica in linea. Quindi ha un sacco di vantaggi, ma ha questo enorme svantaggio, che per vederne gli effetti devo fare una simulazione che mi costa tanto tempo quanto quello per gestire il sistema nella realtà sullo stesso orizzonte temporale. Domande? Allora, queste considerazioni dovete farle vostre, perché questo è il problema dell'ingegnere ambientale. Quando uso la politica in linea e quando uso quella fuori linea? Questa è un'informazione che dovete elaborare voi sulla base dell'analisi del progetto, quindi una continuazione, un follow up della ricognizione, e che passate poi all'ingegnere informatico sistemista, che vi farà di fatto poi i calcoli che non fate voi. Ma quindi la distinzione delle due nature, delle due politiche, è il concetto fondamentale che dovete fare vostro. È chiaro?
Domande? Allora, facciamo un cambio un attimo. Devo ritornare sulla nazione di indicatore, in realtà di obiettivo, perché siamo di fatto coincidenti, perché un indicatore è uguale a un obiettivo, siamo in razionalità totale. Abbiamo detto che l'indicatore è un funzionale e che spesso questo funzionale è separabile, o possiamo renderlo tale, e che noi, per un motivo che vedremo mercoledì mattina, vogliamo avere separabile. Un anticipo l'avete già avuto. Se è separabile, nel caso stocastico, l'obiettivo è uguale alla somma dei valori attesi dei costi. Allora, può essere reso separabile in questa forma, dove phi è spesso, il che significa sempre, per quello che riguarda questo corso e quello che faremo qui, il massimo o la sommatoria. Abbiamo poi detto, sto riprendendo nozioni che abbiamo visto i giorni scorsi, che la versione a rischio è esprimibile tramite una funzione di utilità U. Questo è quello che vorrebbe la teoria. Ma questo ci fa introdurre una U tra l'indicatore e l'operatore, il criterio di Laplace o di Wald, e a questo punto perdiamo la separabilità. E questa è una grana. Invece, se filtriamo attraverso un criterio, cioè ci mettiamo un valore atteso o un massimo, ma senza la funzione di utilità, vedete che ho tolto la U, l'obiettivo J è ancora separabile. Quando? Quando succede questa combinazione? Se per il criterio OE e I usa la somma, oppure quando il criterio è il massimo e I è massimo. Quindi quando ho omogenei i due operatori, il valore atteso non è altro che una somma pesata rispetto agli eventi e l'operatore temporale è la somma rispetto al tempo. Oppure ho il caso peggiore, quindi il massimo rispetto agli eventi e il massimo rispetto al tempo. Allora, uno chiameremo obiettivi omogenei quelli che presentano questa situazione e sigma o massimo e massimo. E corrispondentemente i due problemi li chiameremo problema di Laplace e problema di Wald. Quindi un Laplace puro è E e somma. Un Wald è max max. Siamo? Vi è chiaro cosa intendo? Allora, il problema di Laplace è per esempio questo. Il valore atteso della somma del G più GH. Ma vi ho fatto vedere l'altro giorno che, dato la separabilità e se il disturbo è bianco, questo è equivalente alla somma nel tempo dei valori attesi più il valore atteso della penale. Ora, ciascuno di questi termini è di nuovo una funzione che dipende soltanto dall'istante. E quindi questo è separabile. Vedete che avete la separabilità. La separabilità è data dal fatto che posso scambiare questi due operatori. Quindi, un problema di Laplace è un problema che è separabile. Se era separabile, ovviamente, quello originale. La stessa cosa vale per Wald. Non ve l'ho fatto vedere l'altro giorno, ma è facile vedere, guardatelo solo intuitivamente, che questa sequenza di massimi è equivalente a questa sequenza. Sembra un cespuglio a guardarlo, ma ragioniamoci un attimo e vedrete che è facile. Cosa devo fare? Wald vi dice: prendi il caso peggiore nel tempo, quindi prendi il massimo rispetto al tempo dei GT, ma poi guarda bene che non sia peggiore della condizione terminale,
nella penale. E quindi guardo un massimo tra questo, che è un numero adesso, e questo. Quindi confronto questi due termini. Ma tutta questa roba, quindi il risultato delle operazioni che ho visto adesso, dipende da qual è la sequenza di afflussi che si determinano, di disturbi che si determinano. E siccome il criterio di Valde è il caso peggiore, prendi il peggiore rispetto a tutti i disturbi. Letto la sequenza, il suo significato, ci siamo? Bene, è facile dimostrare, la lascio a voi la dimostrazione, che questo si può invertire in questo modo. Io all'istante T prendo il caso peggiore del costo per passo che mi può capitare, dato la sequenza di disturbi che si può realizzare, fino a quell'istante. Questo è esattamente l'equivalente di questo valore atteso. Ricordate che questo valore atteso era il valore atteso rispetto allo stato, dove è qua, e rispetto al disturbo. Questo è il massimo rispetto allo stato e rispetto al disturbo, perché lo stato inghiotte tutta la sequenza dei disturbi precedenti all'istante T. Definizione di stato. E il disturbo all'istante T è qua. Allora, prendo il massimo che ho ad ogni istante, confronto tra di loro tutti questi massimi nel tempo e ne prendo il peggiore, e vado a confrontarlo con la stessa situazione sulla penale. E la penale dipende dallo stato che si realizza, e quindi devo prendere il massimo rispetto allo stato. Il massimo rispetto allo stato che dipende dalla sequenza precedente. Poi, quando questi due qui, ne prendo il massimo. Quindi vedete che questo massimo è uscito, questo si è scambiato con questo, e quindi è finito dentro qua. Di nuovo, guardate l'operatore. J è una combinazione nel tempo di operatori separabili. E quindi è separabile. Abbiamo fatto su orizzonte finito, possiamo farlo su orizzonte infinito. Conclusione. Quando dobbiamo progettare una politica, l'obiettivo non può essere definito con una funzione di utilità, ma solo tramite un criterio di filtraggio. Ok? Siete vivi? Farei l'ultimo passo e poi mi fermo. L'obiettivo è, per costruzione, una funzione deterministica delle variabili di decisione e può essere quindi massimizzato o minimizzato. È per costruzione, nel senso, una variabile deterministica che col criterio noi togliamo l'incertezza. Nel seguito scriverò sempre come se l'obiettivo fosse un costo e dobbiamo minimizzarlo, così ci togliamo dai piedi il problema massimo minimo. Fissiamo che è minimo. Tanto, se non lo è, cambiate il segno e vi siete riportati a questo. Allora, ricapitolando, ho due forme più comuni per l'operatore di aggregazione temporale, per l'operatore psi, che è la somma e il massimo. Due criteri più comuni di filtraggio, che sono il valore atteso e il massimo. Quindi ho quattro possibili problemi, perché posso avere Laplace valore atteso della somma, ma posso avere valore atteso del massimo, posso avere Valde massimo della somma o massimo del massimo. Delle quattro forme, due sono le pure che abbiamo visto prima, le altre sono incrociate. Quando io voglio vedere, pensate, per capirci, io sono il vostro committente e vi dico che quello che mi interessa, il mio oggetto di interesse è il costo totale. Quindi voglio sommare nel tempo. Però non mi interessa il valore atteso di questa somma. Voglio il caso peggiore,
della somma. Qual è il massimo costo che potrei avere sull'orizzonte temporale? Chiaro che è una domanda lecita, però non è nel caso fortunato che abbiamo visto prima, in cui gli operatori sono omogenei. Allora, le forme pure sono queste. Valore attese somma e massime massimo. E nel caso di Laplace, quindi col valore atteso, posso avere l'AEV e il TDC. Le ho scritte così perché adesso ce l'avete nel caso generale e posso far andare H all'infinito. L'orizzonte può andarmi all'infinito senza problemi. Poi ci sono due forme miste, che sono queste due. Il valore atteso del massimo o il massimo della somma. L'esempio che vi ho fatto è questo, ma potremmo considerare il suo equivalente. Guarda il massimo danno che posso avere e voglio sapere in media rispetto alle possibili evenienze che qual è. Ora, e qui chiudiamo, quello che vi mostrerò domani mattina è che C e D, questi due casi, si riportano ai casi A e B. Cioè posso riformulare il problema C e D nella forma A o B. Quindi dovremo studiare come risolvere solo due problemi, che sono l'A e il B. Sono il Laplace puro e il Val puro. I problemi misti li riportiamo alle forme pure. Nulla è gratis, dobbiamo allargare lo stato. Allargando opportunamente lo stato ci riportiamo al caso precedente. E questo è quello che guarderemo domani mattina. Quindi quello che vi prego, perché non dovete perdervi questa roba e so che vi perdete, provate a riguardare questa parte, soprattutto l'ultima che abbiamo visto adesso, in maniera che domani mattina ripartiamo e avete le idee più chiare su questa situazione. D'accordo? A domani. Se avete domande sono qua.